Il nuovo concorso è legato, come voi sapete, per un fatto, per la legge regionale anche alla risoluzione del problema degli ex CUB. Quindi in parallelo stiamo lavorando sull'accordo con la Regione, che io mi auguro che nel giro di qualche settimana potrà essere perfezionato, e questo ci consentirà di poter bandire anche il concorso per le nuove assunzioni. Questo è un vincolo di legge che noi abbiamo, Esatto. l'assorbimento degli ex CUB. È chiaro che alcuni di questi hanno un'età molto avanzata. Anche su questo stiamo lavorando insieme alla Regione per trovare anche delle soluzioni alternative. Quello a cui io tengo molto è che però si faccia un concorso in tempi molto rapidi che consenta l'assunzione di giovani. Cioè, l'obiettivo dell'amministrazione è di far entrare giovani nell'amministrazione comunale, nella SIA, nell'ANM, in tutte quelle che sono le articolazioni della nostra amministrazione. Sono troppi anni che non si fanno concorsi. Quindi noi dobbiamo fare dei concorsi trasparenti e aperti ai giovani, è quello su cui io assumo un impegno, è quello che noi faremo nei prossimi mesi, anche perché questo ci consente di ringiovanire una platea di dipendenti comunali che ha un'età media intorno ai 60 anni. Questo riguarda anche i vigili urbani, dove l'ingresso dei giovani ci ha dato dei segnali molto importanti. Ci vuole un ringiovanimento di tutta la macchina amministrativa e nei prossimi mesi lo faremo, anche perché avremo la disponibilità anche economica per poterlo fare. Ultimissima, secondo impianto compostaggio a Poggio Reale, Via del Riposo. Alla fine tutti vogliono il ciclo, già qualche mal di pancia, anche interno alla mangiata, tutti vogliono il ciclo dei rifiuti, però poi gli impianti nessuno li vuole. Vabbè, questa è una vecchia storia, quindi diciamo, non è che ci dobbiamo, insomma, io credo che il dialogo è molto importante, dobbiamo dialogare con i territori, con le associazioni, come è stato fatto a San Giovanni, che poi alla fine là c'è un dato politico importante, il primo impianto che si realizza in città. È anche molto importante che i cittadini capiscano che cosa sono questi impianti, perché sono degli impianti che non hanno nessun impatto dal punto di vista della vivibilità dei territori, sono degli impianti anaerobici, quindi di ultimissima generazione, quindi senza cattivi odori, che danno solamente beneficio perché riducono il costo della gestione del ciclo dei rifiuti. La gran parte delle risorse della SIA vengono spese, quindi i soldi dei cittadini vengono spesi per lo smaltimento dei rifiuti che arricchiscono altri territori. Quindi noi dobbiamo essere autosufficienti, perché questo significa tenere ricchezza nel nostro territorio, aumentare la qualità dell'igiene urbana, ridurre il costo delle tariffe. Aiutano l'ambiente, perché non sposteremo i rifiuti a centinaia di chilometri di distanza, quindi alimentando anche sistemi di trasporto spesso non trasparenti. Quindi è una grande azione di legalità, sostenibilità ambientale, sostenibilità economica e anche di visione di futuro della città. Io, insomma, su questo credo che si sta facendo un ottimo lavoro, l'assessore sta facendo un grande lavoro, anche la scelta che abbiamo fatto in ASIA è una scelta che è basata proprio sulle competenze tecniche. ASIA, io sto seguendo anche poi tutto quello che sta tutta l'attività di Sappna, che è collegata, perché poi rappresenta l'altro anello del ciclo dei rifiuti, farà richieste per centinaia di milioni sul PNRR, quindi andremo a prendere risorse importanti per modernizzare tutto il ciclo dei rifiuti, fare più raccolta differenziata, ridurre il costo dello smaltimento, aumentare la qualità della sicurezza ambientale, quindi veramente una svolta fondamentale, e dobbiamo tutti insieme lavorare uniti per realizzare questo. Via del Ovviamente. Riposo è una buona soluzione, Allora, secondo Via del me. Riposo è stata una prima valutazione che è stata fatta, adesso noi si farà anche un approfondimento tecnico, se si trova una soluzione alternativa, poi dopo questa localizzazione non è definitiva. È importante in questa fase perché noi dobbiamo richiedere il finanziamento per l'impianto, quindi dobbiamo deciderla subito. Però chiaramente se poi si trova in prossimità una soluzione che possa essere migliore. Io ricordo che quel luogo non è un luogo, diciamo, bonificato, è un luogo pieno di macchine abbandonate da Certo. 25-30 anni, Si quindi farebbero por riqualificare.
Quindi riportare l'impianto là significa prendere una parte abbandonata della città, di cui nessuno si è mai interessato negli ultimi 30 anni, bonificarla, togliere queste macchine abbandonate e realizzare un impianto moderno. Quindi questo è quello che noi facciamo, non è che realizziamo questo impianto in un posto idilliaco, è in un posto abbandonato e completamente, diciamo, oggi non bonificato. Quindi è un pezzo anche di bonifica di una parte della città.